Benvenuti nella nostra nuova rubrica sui motori. Ci occuperemo dello smontaggio e del montaggio di motori di ultima generazione, ma anche di quelli di vecchia generazione, evidenziando le differenze sia di costruzione che di taratura. Un saluto a tutti i lettori del giornale e buona visione! Il TMKV95 è nato nel 1995. È un motore più evoluto nella struttura rispetto al vecchio KV92. Sostanzialmente risulta migliorata la parte termica e il circuito di raffreddamento. Avendo i carter raffreddati, risulta quindi molto più affidabile. Alcuni dati tecnici: alesaggio 53-93 mm, corsa 54 mm, rapporto a 6 marce con innesti frontali, frizione a secco con 5 dischi, carburatore da 38 mm. Per smontare il carburatore PHBE30 bisogna allentare la fascia a vite ed estrarre dal collettore in gomma lo stesso. Togliere le tre biti di fissaggio dello statore ed estrarlo dalla sua sede. Durante la fase di rimontaggio verrà eseguita la messa in fase del piatto statorico. Togliere il seger con l'apposita pinza ed estrarre il pignone dall'albero secondario. Svitare le fascette del tubo di compensazione acqua tra carter e cilindro. Svitare i quattro dadi di fissaggio cilindro con chiave da 12 mm. Tenendo con la mano il pistone. Intravediamo la valvola rotante e il foro del collettore di ammissione. Fermo dello spinotto e sfilarlo dal pistone mediante attrezzo. Togliere la gabbia a rulli e la guarnizione del cilindro, facendo attenzione a non danneggiarla.